Benvenuti a tutti. Oggi è sabato, 25 giugno 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Cancro. La notte di mezza estate è arrivata. Immaginate il vostro segno come un grande fiume, mentre il sole che lo abita è San Giovanni Battista, l'unico santo di cui si festeggia la nascita e non la morte, dunque un vostro fratello astrale, cancerino come voi. Alle sue spalle probabilmente un'antica divinità solstiziale, tanto che alla radice del suo nome c'è la parola sanscrita porta, appunto porta del sole. Vi piace? Vivificato dunque il lato intuitivo, tipico dei segni d'acqua, oggi ancora più potente grazie al sestile della Luna e di Urano, mentre la logica va in cantina, la creatività prende piede e lo stesso accade con gli eventuali poteri extrasensoriali, dei quali, a detta degli amici, siete ben provvisti. Nei tarocchi leggete i loro destini d'amore, mentre vi basta visualizzare qualcuno per comunicare telepaticamente col pensiero. Magari il partner vi prende un po' in giro, ma si vede chiaramente che è pazzo di voi. Il futuro, il desiderio di cambiare presto vita, un futuro migliore. Quello che segue avverrà nel futuro, avverrà. Cambiamenti in atto, novità in arrivo, destino che si predispone. Amori possibili a condizione di vedere lontano e con maturità. Arriva il sole nelle vostre giornate, le cose inizieranno a girare per il verso giusto e troverete dei validi alleati in tutto. Oggi una canzone potrebbe farvi tornare alla mente una persona per la quale avete tenuto tantissimo. Attimi di tristezza vi assorbiranno. Non lasciate però che l'intera giornata sia condizionata da questo. I nati di lunedì oggi avranno i pianeti particolarmente lenti e potrebbero avere una giornata stressante e monotona. Riposate di più e mettete da parte la gelosia. Oggi perdonate di cuore ad ogni torto che subirete e rispondete con un largo sorriso, vedrete le persone stupirsi e rendersi disponibili per tanti chiarimenti. Sentite di poter vincere oggi molte battaglie, è incoraggiante la vostra forza d'animo, solo che dovreste provare a non criticare l'operato altrui e preservarvi da pettegolezzi inutili. Buone opportunità in fatto di lavoro se siete nati di giovedì. Un piccolo colpo di fortuna vi aspetta. Dialogare e comprendere. Queste due parole vi torneranno utili prossimamente con il partner. I nati di sabato saranno particolarmente distratti, alcuni perderanno cose importanti a cui tengono tantissimo. Alcune coppie potrebbero entrare in crisi, in particolare quelle nate da poco e che hanno poche possibilità di vedersi. Avete ancora bisogno di lavorare sulla vostra autostima in questa giornata, perché non vi siete del tutto ripresi dagli ultimi accadimenti, che tanto recenti non sono in realtà. Curate di più i dettagli nel lavoro e non siate impulsive, soprattutto se siete nate alla fine del segno. Se oggi avete un appuntamento romantico non andrà esattamente come speravate. Controllate meglio il vostro umore, perché troppi mugugni potrebbero dare fastidio a qualcuno. Splende una luna favorevolissima in un segno per voi molto congeniale, il toro è in una delle notti più magiche dell'anno, quella dedicata a San Giovanni Battista. Questa giornata si rivela così particolarmente fortunata, avendo una buona parte dell'Olimpo planetario a vostro favore. Tra gli astri che vi remano contro abbiamo tuttavia Giove dall'Ariete. Se siete della terza decade, vi guarda diffidente e può non favorire in ambito familiare, dove sarà richiesta la vostra presenza e potreste mostrarvi inconsapevolmente assentisti. Niente di grave, questa situazione, voi la potrete risolvere con la vostra amorevole capacità di recupero e con l'aggiustamento dei legami che le notevoli potenzialità della vostra intelligenza vi forniscono. Domani vi svegliate più attivi e vigorosi, grazie all'energia solare. Purtroppo, però, Giove e Marte saranno ancora in quadratura. I due pianeti continueranno a causare piccoli intoppi nel lavoro, ritardi, insoddisfazioni o dissapori. Amore in recupero, grazie al transito nuovo di Venere. Non siete persone a cui piace ostentare, specie nei sentimenti. Inoltre, siete anche un po' timidi di natura, quindi evitate grandi effusioni in pubblico. Tuttavia, qualcuno oggi potrebbe risentirsi. Le vostre freddezza,
potrebbe essere scambiata per qualcosa di negativo, quindi dovrete in qualche modo recuperare, cercando di mostrare, come meglio ritenete opportuno, quello che provate. Dolci con il sole nel segno, ma un filo pigri. Per fortuna a scrollarvi ci pensano prima i colleghi, poi gli amici, impersonati tutti quanti dalla coppia Luna-Urano in sestile. Datevi una mossa, è sabato, perciò cercate di sbrigarvela in fretta col lavoro per dedicarvi il più possibile al tempo libero, weekend al mare, al lago, nel fresco della montagna. Ecco il primo della lista dei desideri, bello sarebbe seguire l'input shakespeariano della notte di mezza estate, San Giovanni, appunto, quando si accendevano falò, si raccoglievano le erbe medicamentose e era tradizione stringere un'alleanza chiamata comparatico, più forte di ogni legame, della parentela, dell'amicizia, in pratica con un patto stretto davanti alle fiamme si diventava a tutti gli effetti fratelli. E allora proponetelo all'amico del cuore, magari rispolverano il vecchio rito, piace sempre ai nostalgici, amanti delle antiche tradizioni. Amore ed Eros, di? All'amicizia all'amore è questione di un soffio, non mettete limiti al destino e lasciate che tutto fluisca dolcemente. L'essenziale è provare emozioni e scambiarsi energia positiva. Complice la notte stellata, chi ancora non si era deciso a fare il primo passo finalmente si lascia andare alla magia del momento. Cari Cancro, giornata positiva, con Toro e Vergine si possono creare ottimi legami. Inoltre la Luna è nel segno per cui possono esserci belle collaborazioni e nuovi amori. Sul lavoro non fate scelte azzardate, sarebbe meglio confrontarsi con il parere di un esperto. Insomma, rimboccatevi le maniche e vedrete che saprete ottenere grandi cose. Nel corso della giornata cercate di mettervi in contatto con il vostro cuore e cercate le emozioni più profonde nella persona che vi fa battere il cuore. È tempo di dedicarvi all'amore, senza pensare troppo. Espansivi e gioiosi, così vi vuole la combinazione fortunata della Luna in Toro e Nettuno in Pesci che agisce sulla vostra vita sentimentale in modo molto promettente e benefico. Non vi manca una delle vostre qualità fondamentali, ovvero la carica di sex appeal, sempre così fiorente. Il Sole vi predispone in un ottimo stato fisico per dare performance indimenticabili. Lavoro e denaro? Tante idee bellissime da fissare subito su un quaderno, sulla tela o su uno spartito. Intuito e ricettività vanno al massimo, captate forme di pensiero altrui e le fate vostre arricchendole di dettagli e esperienze del vissuto personale. La porta del successo potrebbe essere aperta e dovrete soltanto stare attenti che non si chiuda troppo presto alle vostre spalle. Le occasioni vanno quasi sempre colte al volo, dunque, carpe diem. Il buon influsso in Pesci di Nettuno, che vi accompagna da tempo, vi spinge ad agire seguendo le vostre intuizioni se avete abbracciato la libera professione e al di là di quel che vi raccomandano gli altri, non fallirete. Benessere. Una lunga doccia o una nuotata in piscina l'ideale per lavar via la stanchezza e il caldo di tutta la settimana. Basta immergervi in acqua o sentirla scrociare sulla pelle per sentirvi in paradiso. Sguazzateci finché ne avete voglia. Salute perfetta, ancora migliore con il portafortuna, regalino del compleanno, un'acqua marina o un quarzo, da evitare invece l'ossidiana. Niente è cambiato nel vostro stato di salute. Viaggiate a corrente alternata. Ad esempio, se ieri vi sentivate a pezzi, oggi state bene. È questione di autosuggestione, fate rientrare la preoccupazione. Per lei, eterne fanciulle, estimatrici dei racconti di fate e di magia. Di stagione, oltretutto, le notti solstiziali non parlano d'altro. Per lui, dall'amicizia all'amore il passo è breve, ma voi preferite compierlo modello lumaca o tartaruga, almeno vi godete il paesaggio. Colore delle emozioni, rosa alba. Barometro dell'umore. Sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7. Attività, 9. Finanze, 6. Benessere, 9. Grazie per aver guardato l'idea. Spero di vederti presto.